Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i sintomi dell'herpes simplex occhio. L'herpes simplex occhio, noto anche come cheratite herpetica o keratoveitis herpetica, è un'infezione oculare causata dal virus herpes simplex, HSV. Questa infezione può interessare la cornea, la parte colorata dell'occhio, iride o altre parti dell'occhio. I sintomi dell'herpes simplex occhio possono variare a seconda dell'area coinvolta e della gravità dell'infezione, ma possono includere dolore oculare. Il dolore all'occhio è spesso uno dei sintomi iniziali. Arrossamento degli occhi. Gli occhi possono apparire arrossati o infiammati. Lacrimazione eccessiva. Può verificarsi una lacrimazione eccessiva. Sensibilità alla luce, fotofobia. Le persone con herpes simplex occhio spesso trovano difficile sopportare la luce intensa. Secrezione oculare. Può esserci una secrezione oculare chiara o giallastra. Visione offuscata. La visione può diventare offuscata o sfocata. Sensazione di corpo estraneo. Alcune persone avvertono la sensazione di avere un corpo estraneo nell'occhio. Vescicole ulcere sulla superficie dell'occhio. In alcuni casi possono formarsi piccole vescicole ulcere sulla cornea. Spasmo delle palpebre, blefarospasmo. Il blefarospasmo è un sintomo in cui le palpebre si contraggono involontariamente e possono chiudersi. Iritis uveite. In alcune situazioni, l'infezione può coinvolgere l'iride o altre parti dell'occhio, causando un'infiammazione nota come irite uveite. L'herpes simplex occhio è una condizione seria che richiede attenzione medica immediata. La diagnosi viene solitamente effettuata da un oftalmologo, un medico specializzato in malattie oculari, tramite un esame oculare. Il trattamento può includere farmaci antivirali, gocce o pomate oculari antivirali e talvolta farmaci antinfiammatori per controllare l'infiammazione. È importante cercare cure mediche tempestive per l'herpes simplex occhio poiché, se non trattato adeguatamente, l'infezione può portare a gravi complicazioni o danni permanenti all'occhio. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.